Forse i primi due gol, questo è di Fedele al quinto minuto, sono venuti da errori della difesa laziale, ma sul piano del gioco l'Inter ha dominato la Lazio. La velocità dei milanesi ha messo praticamente knockout la prima in classifica, che nel primo tempo ha dovuto subire pressoché costantemente la manovra interista. Un capitolo a parte meriterebbe il duello Boninsegna-Pulici. Il centravanti ha avuto spunti conclusivi notevoli, ma ha trovato un Pulici altrettanto bravo, indubbiamente il migliore dei romani. Come detto, la velocità è stata l'arma vincente dell'Inter e proprio uno dei suoi uomini più veloci, Oriali, siglava il secondo gol al 32esimo. In pratica, in tutto il primo tempo, l'Inter non ha mai consentito alla Lazio di prendere l'iniziativa. Dopo un calcio di punizione di Boninsegna con deviazione di Pulici in apertura di ripresa, la Lazio preveniva alla segnatura. In intervallo Maestrelli aveva sostituito Nanni con D'Amico e proprio quest'ultimo offriva la palla gol a Garlaschelli. Con felice tempismo, l'ala destra anticipava Giubertoni, siglando il momentaneo 2-1. Da notare che nell'attacco laziale proprio Garlaschelli è stato il più insidioso, visto che Facchetti ha praticamente annullato Chinaglia. Uno scambio Fedeli-Oriali portava quest'ultimo in zona gol con tiro fuori di un soffio. L'Inter oggi ripresentava Mazzola e alle polemiche della settimana il capitano ha risposto con una prestazione in umiltà ma assai utile alla squadra. Inoltre è stato protagonista di una discesa molto bella che ha portato al terzo gol siglato da Mariani.